Registrare, editare e pubblicare un video velocissimo in 2 minuti perché tra 10 minuti devo startare la live per il torneo di stasera? Sfida accettata! Ciao ragazzi, sono Nico, benvenuti in questo nuovo video. È stato rilasciato il trailer dell'evento collezione Aftermarket. Cosa vuol dire evento collezione? È quella tipologia di evento in cui ci sono 24 oggetti, epici e leggendari, trovabili nei pacchetti, acquistabili con materiali creazione e monete, e una volta che ottieni tutti e 24 gli oggetti, sblocchi anche il nuovo heirloom, che in questo caso sarà quello di Caustic. L'evento quindi conterrà questi nuovi oggetti, conterrà l'heirloom, conterrà, attenzione, la beta del crossplay, verrà rilasciato martedì prossimo, e direi che vi ho già riassunto più o meno tutto, quindi buttiamoci e guardiamolo. Prima di premere play vi invito solamente a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, a passare su Instagram, ma soprattutto su Twitch, trovate i link in descrizione o nel primo commento in evidenza. E dovrei essere tra l'altro in live proprio in questo momento con il torneo organizzato da EA, quindi passate, passate. Il tempo stringe, stringe il tempo, quindi mettiamo le cuffie e premiamo play. Ho già guardato mezza volta il trailer, infatti le novità più o meno ve le ho riassunte tutte. Allora, dovremmo partire con le skin leggendarie RSN Rampart Shopping Network, quindi secondo la lore tutte queste skin in teoria dovrebbero essere costumi realizzati da Rampart, suppongo. E si parte con quello di Octane. Sarebbe carino stoppare il video ogni volta per leggere tutte le info a sinistra, ma non penso che lo farò. Purtroppo non penso che lo farò. Skin di Caustic, anche questa tanta roba. Il ritorno di Caustic Clown, non ai livelli secondo me della skin del passato evento di Halloween, perché quella era terrificante, però. E invece abbiamo. No, pure col verso del gatto, no, per favore. Spero non ci sia una voice line specifica per Wraith con questa skin. Sapete che hanno fatto una cosa simile con le skin di Natale. Gli avevano dato frasi uccisioni e frasi intro speciali. Sarebbe però, sarebbe. Modalità flashpoint, modalità tempo limitato. Qua invece vediamo di stoppare perché sennò non riusciamo a leggere. Rigenera la vita e lo scudo all'interno di queste zone che hanno quell'effetto blu che sembra tipo Ultimate di Crypto. Mentre gli oggetti curativi, quindi sia per la vita che per lo scudo, sono rimossi dalla mappa. Oggetti cosmetici illimitati. Vediamo una skin per... Oddio, me le sono già perse. Abbiamo visto la skin per Gibby, oh mio Dio, cos'è quella cresta? Skin per Watson, forse prima anche una skin per Loba, sì, skin per Mirage, dovrebbero essere epiche però quelle due non leggendarie, la skin per Lifeline, la skin per Caustic, e già qua vediamo il nuovo heirloom, che adesso vediamo anche in azione con la sua ispezione, suppongo. And, most importantly, crossplay beta. PS4, Origin, Xbox, queste potrebbero essere delle skin esclusive? Ma sapete che in verità no, sono skin già presenti in gioco, sono quelle coi colori di base, penso. Crossplay quindi in arrivo martedì, hanno dato la data dell'evento, penso che lo daranno alla fine, dovrebbe essere martedì prossimo come vi ho già detto. Questa l'avevo già vista, ero preparato, è la parte, penso, in assoluto più cringe di qualsiasi trailer di Apex. Ma ok, il cringe è sempre ben accetto. Coming October 6, quindi martedì prossimo confermato. Buona, ci abbiamo messo anche troppo, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate, vi invito nuovamente, se non l'avete ancora fatto, a lasciare mi piace, iscrivervi al canale. Mi trovate in live su Twitch adesso con il torneo con Gabby e Croatomist. Passate, vi sto aspettando e basta, buona serata a tutti. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Crypto.